contro lo smartphone per una tecnologia più democratica. Lo smartphone è una tecnologia, anzi una macchina progettata per un uso di un dispositivo presente nella nostra vita quotidiana, anzi è proprio la sua presenza pervasiva, ma direi invasiva, presenza che si è affermata in tempi rapidissimi e a livello globale, che ha qualcosa di quasi di magico. Ora, indubbiamente la nostra ignoranza su come si configura la composizione di questa tecnologia contribuisce a questa aura magica di questo dispositivo. Però la sua magia effettiva è che questo dispositivo ha acquistato un potere enorme nelle nostre vite. Non se ne può più fare a meno, è diventato uno strumento necessario, un oggetto necessario della nostra vita quotidiana. Credo che ci aiuterai a svelare un po' l'arcano tecnologico che sta dietro questo manufatto. Ma la vera domanda è, una volta fatto questo svelamento, riusciamo davvero a liberarci, per dirla in maniera un po' enfatica, del potere dello smartphone? Un paio d'anni fa ho deciso che avrei provato a scrivere un libro sullo smartphone che parte da due punti di partenza. Il primo è che è una macchina che si è diffusa in maniera molto rapida e quindi la prima mia curiosità è stata quanto rapidamente, quanto è usato. Noi viviamo anche in delle bolle, siamo in un paese relativamente ricco, quindi magari molto da noi e poco altrove, quindi cercherò un po' di mappare il fenomeno come numeri e come velocità di diffusione. Però il secondo punto di partenza mio, che per me ancora è più importante, e tu hai accennato, è che specialmente in questi ultimi 3-4 anni, e credo che la pandemia abbia giocato un ruolo importante, questa macchina, perché è una macchina, è diventata indispensabile. È diventata una macchina dove anche quelli che magari sono un po' scettici, magari preferirebbero ancora usare un vecchio telefono cellulare o lasciarlo a casa un giorno su due, alla fine in moltissimi casi non possono perché in molte attività sta diventando indispensabile possedere uno smartphone personale. A questo secondo aspetto, mentre il primo nella storia della tecnologia, molte tecnologie sono state adottate con velocità differenti, qualcuna più lentamente, qualcuna più velocemente, va bene, questa fosse stata adottata in maniera particolarmente veloce. Ma il secondo punto, cioè che noi per essere cittadini, potremmo dire esseri umani, lavoratori, studenti e così via, si debba avere, tra l'altro a nostre spese, non è che ci viene fornito, quindi a nostre spese, avere una specifica macchina senza la quale non siamo pienamente cittadini. Questo, la mia ipotesi che proponevo, ho esplorato nel libro, è che non fosse mai successo prima, che prima dello smartphone, con tante altre macchine che abbiamo avuto, c'erano macchine più utili, meno utili, più necessarie o meno necessarie a seconda dello stile di vita, dove uno abitava. Possiamo argomentare che uno che abita in una certa zona geografica debba avere l'automobile perché altrimenti, però che una macchina diventasse così universalmente indispensabile, questo per me è un fatto senza precedenti. E allora, da questi due punti di partenza, ho detto, beh, se è così, dobbiamo assolutamente interrogarci su questa macchina, dire, ma questa macchina che cosa fa? Questa macchina cosa potrebbe fare? Questa macchina, soprattutto, questa macchina chi la controlla? Perché se la macchina diventa indispensabile e qualcuno controlla una macchina per noi indispensabile, quel qualcuno controlla noi. Questo è stato un po' il punto di partenza che c'è appunto nell'introduzione del libro. Adesso bevo un po' di vino. Quindi c'è un primo capitolo dove sostanzialmente in maniera accessibile racconto come funziona. Sostanzialmente un computer che incidentalmente fa telefonate, che è un'applicazione tra le tante, neanche la più importante, ed è un computer rispetto al computer personale che ha sensori, perché il computer personale non ha il giroscopio, l'accelerometro e altre cose, la bussola. E quindi racconto le componenti fondamentali, appunto le componenti fondamentali, se qualcuno ha fatto anche solo 3 ore di informatica, sono quelle, c'è la memoria, c'è l'input, c'è l'output e così via. Dopodiché prendo questo oggetto e nel capitolo successivo racconto che cosa c'è a monte dell'oggetto, nel senso che noi compriamo l'oggetto, tiriamo fuori dalla scatolina levigata e questo oggetto da dove arriva?
E quindi racconto il fatto che dentro questo oggetto ci sono circa 70 elementi della tavola periodica, e più o meno tre quarti degli elementi stabili della tavola periodica, degli elementi, e quindi il primo passaggio è che ci sono decine e centinaia di miniere in giro per il mondo che hanno prodotto il silicio, l'oro, l'argento, il platino, le terre rare, il rame e moltissimi altri elementi. Quindi provo un po' a far capire che per avere questo oggetto, innanzitutto ci sono state migliaia, decine di migliaia di esseri umani che in Africa, in Australia, in Latino America e in tanti altri posti hanno scavato per produrre i componenti. E i componenti a volte sono grezzi, vanno poi mandati in un altro paese ancora per essere elaborati. Dopodiché con questi elementi creo i componenti, lo schermo, l'altoparlante, il microfono, la memoria e quindi racconto di questi componenti che abbiamo visto nel capitolo precedente. E poi c'è qualcuno che prende questi componenti e assembla e produce questo oggetto. Poi questo, una volta prodotto, va collaudato, viene trasportato in giro per il mondo e finalmente lo compriamo e ce lo troviamo in mano. Questo prima racconto di quello che sta a monte e poi racconto di quello che sta a valle. Questo oggetto ha una vita media di 2-3 anni, statisticamente, ora si sta allungando. Quando finisce? Allora, la maggior parte di questi oggetti per il momento finisce nei nostri cassetti. Comunque una certa quota è già finita nelle discariche. Questo è un rifiuto elettronico, i rifiuti elettrici e elettronici dovrebbero essere riciclati opportunamente. Circa il 10-15% viene effettivamente riciclato o comunque trattato opportunamente, l'85% finisce in discariche. Se per quello che riguarda l'Europa, tendenzialmente vuol dire che finiscono in Nigeria e in alcuni altri posti. Quindi alcuni posti specifici che acquistano questi rifiuti, che li mandiamo con delle navi e finiscono poi in condizioni tipicamente non particolarmente rispettose dell'ambiente o dei lavoratori, cercano di tirare fuori qualcosa di ancora di valore. Quindi racconto quello che c'è a monte e quello che c'è a valle. E dopodiché, nel capitolo successivo, racconto, ed è la parte che mi sta particolarmente a cuore, le conseguenze di questo oggetto, cioè il potere dello smartphone. Cosa intendo con il potere dello smartphone? Cioè, cosa ci dice la ricerca oggi su cosa sta provocando questo oggetto? Allora, questo capitolo è un capitolo che ero molto tentato di non scrivere neanche, perché ormai la ricerca sulle conseguenze dello smartphone, fisiche, psicologiche, sulla politica, sull'informazione e così via, sta diventando sterminata. E non è un libro, è un'enciclopedia a parte. Però alla fine ho deciso di scrivere almeno un capitolo in cui faccio una sintesi della ricerca su alcune conseguenze. Conseguenze fisiche, quindi dolori muscolari, dolori di vario tipo, psicologiche. In questo momento in queste settimane si sta parlando tantissimo delle conseguenze psicologiche, soprattutto per le ragazze adolescenti. L'evidenza scientifica comincia a essere molto forte, soprattutto quelle che sono state esposte nel 2013, 14, 15, che magari erano 10, 11, 12 anni, quindi conseguenze psicologiche, conseguenze su di cui tutti ne parliamo, sull'informazione, sulla politica, ovvero questo oggetto sa molto delle mie preferenze, delle mie inclinazioni, in certi casi sa delle cose che io non so di me sulle mie inclinazioni, e questo può essere utilizzato per esempio per fare pubblicità politica estremamente mirata, cosa che ha fatto Obama nel 2012, cosa che ha fatto poi Trump nel 2016, che comunque fanno tutti ormai. Quindi il messaggio specifico per quella specifica persona, per provare a sollecitarlo, badate, non soltanto necessariamente per votare la persona X, ma anche solo cose apparentemente più innocue, del tipo vai a votare, che non è neutro, perché la propensione al voto è correlata politicamente con certe posizioni politiche. Quindi provo a fare un po' una sintesi di queste cose. E poi c'è il cuore per me del libro, che è il capitolo in cui dico, va bene, abbiamo capito come funziona, abbiamo capito da dove arriva, abbiamo capito chi lo produce, larga parte la Cina, questo è un oggetto cinese in larghissima parte, ma chi lo controlla? Cioè chi è che ha il potere su questo oggetto? Chi è che decide che c'è un certo sensore, che non c'è un certo sensore, chi decide che certe cose le posso fare o non le posso fare? E chi è che raccoglie i dati principali? Quindi chi è che ha il potere sullo smartphone? E questo quindi è una mappa del potere sullo smartphone, perché essendo così indispensabile capire chi lo controlla vuol dire capire chi controlla noi direttamente o indirettamente. Vi faccio degli esempi per farmi capire. Questa macchina ha dei sensori, come ho già detto svariate volte. Posso spegnerli?
Cioè posso dire adesso basta il giroscopio e tutte le altre cose, basta, li tolgo. Non posso, perché il sistema operativo, in questo caso della Apple, non prevede la possibilità, che potrebbe benissimo esserci, di dire spegni i sensori tutti insieme uno per uno. Questa è una facoltà che potremmo avere facilmente e che però chi ha fatto il sistema operativo ha deciso che non vuole darcela, perché preferisce che i sensori siano sempre accesi, che raccolgano sistematicamente dati. Questo è un potere. In anni più recenti, quindi diciamo negli ultimi 4-5 anni, non di più, hanno cominciato a concederci qualcosa. Per cui, per esempio, sulla localizzazione hanno cominciato a dirci la vuoi, non la vuoi, la vuoi solo quando usi l'app, quindi hanno cominciato a darci un pochino più di libertà. Ma su altre cose no, assolutamente. Oppure un altro esempio dove il sistema operativo, che è uno dei cuori del potere fondamentale, quindi Apple e Google, Google con Android, Apple con iOS, per esempio, pensate alle foto. Allora, uno dei successi di questa macchina è che a un certo punto hanno capito che facendola diventare una macchina fotografica avrebbe aumentato l'attrattiva per le persone in maniera notevole. Quindi la macchina d'aspetto fotografico è diventato centrale. Produciamo trilioni e trilioni di fotografie perché mai l'umanità ha prodotto tante fotografie come in questo momento. Ebbene, per molti anni, se voi volevate postare la foto di questo bel piatto, l'unica scelta era darmi accesso a tutte le tue foto. Alla galleria. E facendo così risucchiavano tutte le foto, anche se io volevo passare solo questa foto. Negli ultimi 2 anni e mezzo, 3 anni, non di più, hanno cominciato, bontà loro, a dire vuoi darmeli tutte o per caso vuoi darmene solo alcune? E quindi con un percorso più disagevole, perché lo rendono più disagevole, se uno proprio insiste dice no, voglio proprio darti solo questa. E quindi cliccando un po' di volte posso dare solo quella fotografia. Queste sono facoltà o libertà che il sistema operativo concede o non concede. Ma intanto loro hanno incamerato trilioni di fotografie di miliardi di utenti e noi sappiamo adesso perché. Perché quelle fotografie servivano e servono per fare l'addestramento agli algoritmi di cosiddetta intelligenza artificiale. Quindi all'epoca non era un problema tecnico, era banalissimo dire dammi la facoltà di mettere solo una foto e non tutte, ma volevano incamerare quante più foto possibili perché servivano. Adesso una PA che lo fa, una piccola percentuale di utenti si avvale di questa facoltà, e ben venga che ci sia questa facoltà, però comunque una facoltà che ci hanno concesso tardi e che la maggior parte delle persone non nota. Ma badate che in alcuni casi anche proprio l'interfaccia utente è tale che è facilissimo dire si prendi pure tutto, perché mette in evidenza il prendi tutto, non il prendi solo qualcosa.